E guardando un po' nei verbali, diciamo, delle assemblee di Livia Tellus, che abbiamo notato delle cose interessanti. A parte il fatto che le assemblee sembrano tutte incentrate sull'ormai nota questione dei compensi del Consiglio di amministrazione, sulla quale, diciamo, c'è una certa impasse, un tira e molla continuo, con addirittura assemblee che vanno deserte, come quella del 3 marzo, perché non si riesce a decidere sulla restituzione dei compensi percepiti in eccedenza. Ma a parte questo, leggiamo una cosa interessante su Forlì Città Solare nel verbale del 17 febbraio. Leggiamo cioè che si vuole dare un'indennità di risultato di 32.000 euro al dottor Marzocchi. Un'indennità di risultato per Forlì Città Solare di 32.000 euro. Ma come? È probabilmente stato sbagliato il piano economico, lo scrivete voi, l'abbiamo detto poco fa, viene stimato un risultato negativo di meno 108.000 euro e gli si vuole dare il premio produzione. 32.000 euro. Non ha veramente senso. Nel verbale, vi dico cosa c'è scritto esattamente, c'è scritto proposta di rideterminazione dei compensi degli organi amministrativi. Per Forlì Città Solare all'amministratore unico Gianfranco Marzocchi 24.000 euro annuali più 32.000 euro quali indennità di risultato per l'esercizio 2017. Tali compensi saranno liquidati anche in via retroattiva a far data dal 1 novembre 2016. Questo c'è scritto nel verbale. Quindi pure retroattivamente. Però sulla retroattività, per fortuna, si vede nel verbale che interviene la Presidente del Collegio dei Revisori di Livia Tellus, che dice che non si può fare. E quindi, diciamo, la seduta viene sospesa. L'assemblea successiva, quella del 3 marzo, va deserta. E dopo non sappiamo com'è finita, perché quello che è certo è che sembra che qualcuno non si sia rassegnato. Tutto ciò premesso, ci sorgono molti dubbi sul reale motivo per cui la società partecipata Forlì Città Solare venga tenuta in vita. A voi le deduzioni. Noi di certo questa delibera non la votiamo e non parteciperemo al voto. Grazie.